questo breve video ha l'obiettivo di aiutarvi a prendere correttamente le misure per l'invio di Exoband nella taglia corretta. Le misure da prendere sono due. Sono la misura del bacino, presa all'altezza delle creste iliache. Le creste iliache sono le ossa sporgenti del bacino che tutti noi sentiamo poco sotto l'ombelico. Ecco, con un metro da sarta, all'altezza quindi delle creste iliache, prendiamo la nostra circonferenza del bacino. Questa è la prima misura, che è utile e necessaria per quanto riguarda la fascia elastica, il primo componente di Exoband. La seconda, invece, grandezza è quella legata alla circonferenza delle cosce. Vi chiediamo di prendere questa misura su entrambe le cosce, sia il destro che il sinistro, a due dita di altezza dalla fine della rotula, quindi non la prendiamo alla fine del femore, ma due dita sopra la rotula, esatto, come indicato da Eleonora. Ecco, una misura, siamo due dita sopra la nostra rotula e ripetiamo la stessa operazione anche dall'altra parte. Questo perché a volte abbiamo situazioni di tono muscolare diverso tra gamba destra e gamba sinistra, quindi ci fa piacere avere entrambe le misure. Non ci interessano misure al millimetro, ma al centimetro sì. Quindi ringraziamo Eleonora del team di Moveo e siamo a disposizione per ogni domanda, dubbio e dettaglio. Grazie.